Buongiorno, buongiorno maresciallo, sono qua per una denuncia. È entrato un ladro in casa, dalla finestra. Lo sa, non esistono serramenti sicuri. Oggi per fortuna la sicurezza si può misurare attraverso delle certificazioni che sono RC1, RC2, RC3 e quindi si può offrire la sicurezza a vari livelli. Chiaramente il cliente può scegliere che tipo di sicurezza ha bisogno perché dipenderà molto anche da che tipo di casa ha. Se a pian terreno avrà più paura magari del ladro, se al terzo piano magari ne avrà molto meno. Potremmo paragonare la certificazione a un esame che il serramento deve passare per poter appunto avere la certificazione RC1 oppure l'RC2 oppure l'RC3. Sono vari livelli di sicurezza, quindi noi abbiamo un punto di partenza che è l'RC1, che è già una certificazione, quindi è già un livello di sicurezza comunque buono, che serve per fermare il ladruncolo, quello che si improvvisa, che magari ha un cacciavite in tasca e in poco tempo deve cercare di entrare nel serramento. Fino ad arrivare all'RC3, che invece è un serramento che deve proteggermi dal ladro quando il ladro ha già più tempo, magari fa anche un po' di rumore e la casa è un po' isolata e quindi ha degli strumenti più violenti, un cacciavite, un piede di porca, una mazza, un martello, eccetera. In mezzo c'è l'RC2, che è una via di mezzo tra l'RC1 e l'RC3. Per ottenere le prime due certificazioni, al serramento praticamente vengono montati degli optional in più sul discorso della ferramenta e sul discorso del vetro. Mentre per ottenere la massima certificazione, il serramento deve essere costruito in modo diverso, deve essere pensato in modo diverso, perché tutto il serramento deve resistere a delle sollecitazioni molto forti. Dove si lavora sul serramento per ottenere queste resistenze? Si lavora sugli elementi base, che sono il vetro, prima di tutto, il profilo con cui viene costruito e la ferramenta che viene montata sul serramento. Il vetro, innanzitutto, deve essere un vetro stratificato. Stratificato vuol dire che sono dei vetri che vengono accoppiati e all'interno di questo accoppiamento, come fosse un panino, vengono montate delle pellicole trasparenti che servono per tenere incollati i due vetri nel caso in cui ci fosse un urto. L'esempio più classico che mi viene da fare è quello del parabrezza delle macchine che quando subiscono un urto, voi vedete che il vetro è sì rotto, però non si è passati dall'altra parte perché questa pellicola che c'è all'interno ha protetto l'abitacolo. Così succede per il vetro stratificato nelle finestre RC3. Chiaramente la forza del vetro dipende dallo spessore stesso del vetro, quindi più grande è il pane del panino, per capirci, e quante pellicole vengono inserite all'interno, perché più ce n'è, più il vetro diventa resistente ed elastico. Nel momento in cui si va a fare una certificazione RC3, il vetro esterno, quello che deve resistere di più, è fatto da due vetri accoppiati da 5 mm e 6 pellicole di PVB. E questo mi rende il vetro molto robusto. Poi c'è ancora un'altra stratificazione più semplice, un 3 mm accoppiato a un altro 3 mm nel lato interno, che è una protezione in più, ma serve anche come antinfortunistica dalla parte interna. Non solo questo il discorso del vetro, ma un'altra caratteristica molto importante è che il vetro deve essere incollato al serramento, perché se il ladro non riesce a sfondarlo, potrebbe provare a cercare di toglierlo, sradicarlo, e quindi con un piede di porco tra il vetro e l'anta potrebbe cercare di tirarlo via. Quindi il vetro deve essere incollato all'anta con una colla speciale che ci fa ottenere una forte resistenza anche in quel punto. Poi c'è il profilo, naturalmente deve essere un profilo di qualità in classe A, ma questo lo do per scontato, ma non basta un profilo rinforzato in modo normale con il ferro come si fa sempre, ma deve essere aggiunto un profilato, uno scatolato in acciaio, perché tra anta e telaio, quando c'è una forte sollecitazione, lì non ci deve essere nessun tipo di flessione, il profilo deve rimanere molto rigido. Con questo profilato scatolato siamo riusciti ad ottenere una rigidità molto molto forte. E poi c'è la ferramenta che è costituita da nottolini a fungo antistrappo, sono dei nottolini che hanno una testa, quindi una sorta di fungo, e queste placche antiscasso fanno una tenuta molto forte proprio perché questo funghetto entra dentro questa C metallica e oppone una resistenza nel momento in cui ci fosse un tentativo di scasso molto grande. E non basta mettere dei nottolini a fungo antistrappo, ma per ottenere l'RC3 bisogna metterne tanti. Qui ce n'è uno ogni 40 centimetri, non c'è nessun punto nel perimetro del serramento che permette al ladro di
di trovare del vuoto sotto, e quindi chiaramente questo ottiene una resistenza molto molto forte. Tutto questo viene condito ancora con una maniglia interna con chiave, perché nel momento in cui fosse riuscito il ladro a inserire una punta, un qualche cosa, per poter aprire la maniglia è bloccata dall'interno e quindi non riesce neppure a fare così. Abbiamo presentato questo serramento certificato RC3 e vorrei fare un applauso alla Simar, azienda italiana leader nella fabbricazione di serramenti in PVC, perché è riuscita ad ottenere questa certificazione senza modificare l'estetica del serramento, e questo ci permette, quando andiamo a parlare di sicurezza, a intervenire con la sicurezza solo dove serve. Voi immaginatevi una casa dove magari c'è la cucina e il soggiorno a pian terreno, dove potrebbe esserci un tentativo di scasso da parte di un ladro, e si va a montare la certificazione massima. Magari al piano di sopra, quasi irraggiungibili per quel che riguarda il ladro, non serve ottenere la massima certificazione. Questo lo possiamo fare perché a livello estetico, se il serramento è certificato RC1, RC2, RC3, non si vede da fuori, perché rimane esattamente uguale. Quindi con questa soluzione crediamo di aver risposto alla domanda iniziale: se esistono o no serramenti sicuri. Noi possiamo dirvi che esistono dei serramenti sicuri.